Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati e se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, prepartita di Milan-Roma, un prepartita quasi faticoso per le notizie arrivate ieri. Però, prima di cominciare, gentilmente vi ricordo di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link qui sotto di tutti i profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, come vi dicevo, un prepartita faticoso. Per le notizie arrivate ieri, che riguardano le solite positività al Covid e che ci priveranno di giocatori fondamentali. Non vi dirò chi sono direttamente, ma lo capirete dalla probabile formazione. Sono assenze importanti e maggiormente concentrati in un unico reparto, già diciamo debilitato dall'assenza per tutta la stagione di Kjær. Quindi avrete capito che è il reparto difensivo. Purtroppo questo è quanto, e bisogna fare un po' di necessità virtù. Bisognerebbe anche in una maniera un po' più generale, fare chiarezza tra le varie ASL, tra le varie organizzazioni, per cercare una linea comune che metta d'accordo le varie squadre, come comportarsi e più in generale dare delle regole in maniera che un campionato incline a dei condizionamenti inevitabilmente per una pandemia mondiale, subisca, diciamo, il minor numero possibile di alterazioni, ecco, mettiamola così. Il Milan, per quanto riguarda oggi, s'appresta ad affrontare la Roma, una partita tostissima, un big match del nostro campionato, con in totale 8 giocatori mancanti, 5 per Covid, 3 per la Coppa d'Africa, e purtroppo Pioli e i suoi ragazzi saranno ancora una volta in emergenza e dovrà il mister attingere dalle risorse rimanenti. Le buone notizie vengono dal reparto offensivo, dove rientrano sia Leao, sia Rebic, sia Ibra, sia pure nessuno di questi abbia 90 minuti nelle gambe. Arriviamo alla probabile formazione, con il Milan che si schiererà con il solito modulo, come ha detto il mister anche in conferenza, per quanto la squadra sia pronta anche ad affrontare altri modi, tatticamente parlando, di affrontare le partite, ha detto chiaramente, ha detto: voi siete legati ai numeri, nel senso, vedete sempre il 4-2-3-1 e pensate che giochiamo alla stessa maniera. Però bisogna porre l'attenzione sui movimenti dei giocatori in campo, ma ha ampiamente ragione, perché prendo due partite totalmente diverse. Atalanta-Milan, per intenderci, quando finì 2-3, i due terzini giocarono molto stretti in modo da occupare quasi la posizione di mezzala a centrocampo. In altre partite, dove si affrontavano squadre con la difesa a 4, i terzini erano molto più larghi per dare supporto agli esterni. Quindi sì, i numeri restano quelli, ma i movimenti in campo, il modo di giocare in campo cambia. Detto questo,
Il Milan si dovrebbe schierare con Maignan in porta. A destra, come terzino, salta il ballottaggio e ci sarà sicuramente Florenzi. Quindi avete già capito che è il primo positivo. Al centro della difesa una coppia a memoria mai vista, Kalulu-Gabbia. Sono stati provati loro due in allenamento, causa assenza di altri due componenti, quelli che avrebbero fatto i titolari. A sinistra Theo, a centrocampo Tonali strasicuro, c'è ancora il ballottaggio Krunic-Bakayoko con il bosniaco leggermente avanti, leggermente favorito. Questo perché sulla tre quarti troveremo Diaz centralmente, poi sulle fasce c'è un attimino da studiare. Che io personalmente credo che il mister abbia in mente queste due coppie. Detto come preannunciato prima, che né Leao, né Rebic, né Ibra hanno i 90 minuti, credo che ci sarà a sinistra una staffetta Leao-Rebic, per cui potrebbe magari partire il portoghese davanti, e a destra solito ballottaggio Selemakers Messias. Ora, combinando le qualità dei due esterni, immagino che le coppie possano essere Leao un po' più offensivo, con Selemakers più equilibratore dall'altra. In alternativa, più probabilmente a partita in corso, Rebic, che ha un po' più di spirito di sacrificio, un po' più anche di tendenze, di caratteristiche, non caratteristiche difensive, un po' più di tendenza ad aiutare dietro, con Messias dall'altra parte. Credo che sarà questo il gioco delle coppie, ecco. In avanti dovrebbe partire titolare Giroud con Ibra pronto a subentrare. Avete capito chi sono gli assenti, i nuovi tre positivi, che si vanno ad aggiungere a Tatarusano e a Castiglieco e che si vanno ad aggiungere ai tre assenti per la Coppa d'Africa. Sarà una partita dura, sarà una partita tosta. Al rientro delle vacanze è sempre difficile, delle vacanze natalizie, della Pasqua natalizia è sempre difficile, contro una Roma che è quasi a pieno regime, mancano, perché ha recuperato Pellegrini, ha recuperato Abraham, recuperato addirittura Shaarawy, anche se dovrebbe partire dalla panchina. A pieno regime la Roma, quindi sarà ancora più difficile. Detto questo, bisogna anche approfittare dello scontro diretto che c'è tra Juve e Napoli. Questo potrebbe significare che o la quarta o la quinta, o magari entrambe, perdono punti. E bisogna approfittare del fatto che l'Inter non gioca per portare un attimino di pressione. Questo è quando, ragazzi. Ci vediamo domani con analisi e pagelle post partita. Più tardi uscirà un altro video di un altro collega per rispondere per la seconda puntata di Milan Inside Answers, dove rispondiamo alle vostre domande che ci fate sulle storie di Instagram. Io vi ringrazio, vi ricordo ancora gentilmente il like, iscrizione, campanellina, tutti i link dei profili social, il sito e niente. Sempre Forza Milan, ragazzi. Buona Befana.